Il modello si conferma e che abbiamo già fatto appunto questa previsione che si sta confermando. L'unica cosa è che, come dicevo prima, si è rallentato perché le facciamo ogni 4 giorni. Però abbiamo fatto due curve di due modelli, uno peggiore che è 1.800, uno migliore 1.500, e per fortuna siamo nel gruppo dei 1.500, quindi abbiamo per il momento diciamo preso, ma non è che siamo bravi, ma chiaramente ci dobbiamo rifare su quelli che sono i calcoli matematici. Stiamo seguendo la curva, per fortuna quella migliore. Sale ancora il numero dei positivi in Abruzzo. Gli ultimi dati comunicati dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione parlano di 813 casi che hanno contratto il Covid-19, casi diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri, dunque, si registra un aumento di 124 nuovi casi. Partendo dal dato complessivo, 248 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 29 in provincia dell'Aquila, 41 in provincia di Chieti, 141 in provincia di Pescara e 37 in provincia di Teramo. 59 sono in terapia intensiva, 9 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Chieti, 32 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo, mentre gli altri 431 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52 pazienti deceduti. I nuovi decessi riguardano un 73enne di Atessa, un 69enne di Ortona, un 79enne di Castiglione Messer Raimondo, una 81enne di Collarmele, un 79enne e un 85enne di Montesilvano. Spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di Sanità attribuire le morti al coronavirus, in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse. 16 pazienti sono clinicamente guariti, che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici, e 7 i guariti, che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 4.982 test, di cui 2.741 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 60 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 146 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 412 alla ASL di Pescara e 195 alla ASL di Teramo. Dei 124 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 13 fanno riferimento alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 13 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 43 alla ASL di Pescara e 55 alla ASL di Teramo. Questi numeri tuttavia riguardano la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa ASL provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono dei pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro anche in presidi ASL differenti. E buonasera, bentrovati al TG6, quello che avete ascoltato è il bollettino aggiornato di questa emergenza nella nostra regione, e avete ascoltato anche le parole del primario del pronto soccorso di Pescara Albani, che è a capo della task force regionale contro questa emergenza coronavirus, che ha spiegato un po' l'andamento della curva, ha detto che la propagazione del virus sta rallentando con un raddoppio dei casi ogni 4 giorni, sintomo questo appunto che l'epidemia sta rallentando, e la curva che stiamo seguendo è quella migliore prospettata, cioè dei 1.500 casi a fine mese rispetto ai 1.800 previsti nel caso peggiore. Vedremo se poi le statistiche seguiranno la realtà, lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni. Intanto abbiamo visto un pezzettino della conferenza stampa del presidente Marsilio di questo pomeriggio, conferenza stampa all'Aquila, in cui è stata annunciata l'estensione della zona rossa per quanto riguarda la nostra regione. I comuni che si aggiungono alla Valfino e ad Elice sono altri e riguardano appunto l'area Vestina, dunque in particolare il comune di Penne, Montebello di Bertona, Civitella Casanova, Farindola e Picciano. Adesso ascoltiamo
proprio l'estratto della conferenza stampa all'Aquila di Marsilio e poi anche il commento di Gilberto Petrucci, che fa parte della giunta comunale di Penne. Vediamo. L'Abruzzo è stato fino ad oggi, rispetto al dato nazionale, non dico risparmiato, perché non c'è niente da risparmiare quando decine e decine di persone sono già decedute e centinaia sono ammalate, molte di queste centinaia sono dentro gli ospedali, quindi lo dico non per gusto macabro, ma per continuare a responsabilizzare me stesso e tutti coloro che ci ascoltano alla serietà della situazione. Però è chiaro che rispetto all'enormità del flagello che ha colpito la Lombardia, alle dimensioni di Piemonte, Emilia-Romagna, ma anche delle vicine Marche, che hanno un numero tra le 4 e le 6 volte maggiore di malati, l'Abruzzo da questo punto di vista ha sicuramente conosciuto e sta conoscendo un dato inferiore. Però questo non ci deve far sentire tranquilli e rilassati, perché, ripeto, il dato è comunque molto pesante. Con un'ordinanza che ha la firma in questi minuti, che l'assessore mi ha sottoposto dopo una lunga analisi della situazione, abbiamo riperimetrato la zona rossa della Valfino e di Elice, estendendola all'area Vestina. La ASL in questi giorni, alla quale abbiamo chiesto sin dal giorno dopo l'istituzione della zona rossa, che è stata istituita mercoledì della scorsa settimana, già dal giorno successivo abbiamo chiesto alle ASL di fare un costante monitoraggio della situazione. Questo monitoraggio ha portato l'ASL a individuare effettivamente una curva crescente di contagi e di pericolosità di questi contagi nell'area Vestina e a individuare alcuni comuni ai quali estendere la disciplina della zona rossa. I comuni che rientrano, oltre a quelli che già facevano parte della zona rossa, che erano i cinque comuni della Valfino, cioè Montefino, Castilenti, Castiglione, Messer Raimondo, Bisenti, Arsita ed Elice nella provincia di Pescara, mentre gli altri erano in provincia di Teramo, oggi si aggiungono Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e Picciano, perché già oggi la provincia di Pescara è la più colpita, credo, se non sbaglio con i numeri, che i 2/3 dei malati sono ricoverati o comunque residenti nella provincia di Pescara, vuol dire che la sola provincia di Pescara ha il doppio dei malati di tutte le altre 3 province messe insieme. Da questo punto di vista si comprende anche il fatto che l'area metropolitana di più densamente abitata possa essere più esposta di altre a questo problema, e se, come purtroppo è accaduto, si è creato un focolaio di difficile origine nella Valfino e nell'area Vestina, che hanno rapporti molto stretti con l'area metropolitana e con la costa, questa cintura di separazione serve ad aiutare, diciamo, a ritardare l'effetto del contagio, se non ad annullarlo. Gilberto Petrucci, ci eravamo sentiti qualche giorno fa, parlavamo di questa zona rossa che da pochi minuti è arrivata su decisione del presidente Marsilio. Sì, abbiamo avuto le anticipazioni dal presidente Marsilio, dalla conferenza stampa che ha fatto oggi nel tardi pomeriggio, e aspettiamo ora il testo dell'ordinanza, insomma, di questa fascia di rispetto speciale che andrà a regolamentare, immagino, nella fattispecie, come è accaduto per gli altri comuni di Elice, Castiglione, Bisenti e Montefino, quindi andremo a valutare. La novità credo che sia l'estensione anche ad altri comuni, come nel caso di Montebello di Bertona, Civitella, Farindola, Picciano, insomma, in base evidentemente alla relazione della ASL c'è stata una maggiore attenzione sull'area Vestina da parte del presidente della giunta Marco Marsilio e dell'assessore alla sanità Nicoletta Verini. Sicuramente vi aspettate però da questo qualche accorgimento in più rispetto a quello che è successo nei giorni scorsi per quanto riguarda la Valfino, che comunque continua ad avere dei problemi.
Sì, in effetti ci aspettiamo che insieme allegata all'ordinanza ci sia un catalogo nel quale apprendere le informazioni con cui ovviamente disciplinare questa zona di rispetto speciale, non la voglio definire zona rossa. Ecco, dell'area Vestina e di questi comuni che abbiamo citato manca Loreto Prutino. Secondo te è sempre per il fatto che dopo la documentazione rifornita dalla ASL manca di quei numeri che siano importanti per farla definire tale? Probabilmente sì, quindi ecco anche questa, insomma ci sono comuni come Loreto Prutino e Collegorvino che sono stati esclusi e chiaramente questo è da mettere in evidenza in una riflessione generale, però ovviamente andiamo quindi, io aspetto di leggere l'ordinanza che immagino arriverà in serata. Ecco, prima di lasciarti per questa breve dichiarazione, voi avete anche l'ospedale e quindi questa zona rossa sarà monitorata maggiormente forse rispetto anche alle altre, perché l'ospedale comunque deve continuare ad assistere e ricordiamo anche che Penne è un presidio Covid. Sì, in effetti abbiamo l'ospedale, il presidio ospedaliero San Massimo, che è stato dalla stessa regione identificato come punto di riferimento provinciale per il Covid-19, ma soprattutto abbiamo anche molte aziende agricole del territorio che hanno bisogno, che hanno necessità di continuare a svolgere l'attività, come ad esempio quelle che sono a monte nel comune di Farindola oppure nel comune di Montebello di Bertona. Chiaramente questa zona di rispetto speciale creerà non pochi problemi, quindi domani ci metteremo subito al lavoro, anzi da questa sera ci metteremo al lavoro per mettere in rete tutte queste problematiche che ci sono a risolverle in poco tempo. Quindi anche questa volta noi amministratori saremo chiamati ad un super lavoro, perché non sarà facile. Peraltro riflettevo sul fatto invece che Villa Cegliera, il comune di Villa Cegliera, è rimasto invece fuori dalla zona rossa e oggi mi chiedo come faranno i cittadini di Villa Cegliera a raggiungere praticamente la costa quando ci sono comuni come Montebello di Bertona, Farindola e Civitella Casanova che insomma ne bloccano il passaggio. Quindi sono nodi da sciogliere nelle prossime ore, aspettiamo quindi l'ordinanza. Secondo te potremmo avere altre sorprese, ecco l'ultima? Ma io credo che il presidente della regione, la persona responsabile, abbia insomma studiato nei dettagli ogni punto di riferimento. Quindi io sono convinto che questa zona speciale sia invece dovuta proprio per contrastare il virus sul territorio. Un virus che purtroppo, come sappiamo già da un mese, è un nemico invisibile che sta procurando anche vittime, come è accaduto nelle ultime ore. Alcune notizie per quanto riguarda l'ospedale di Pescara e leggiamo da una disposizione proprio della ASL: al fine di contenere la diffusione dell'infezione e monitorare l'evoluzione della situazione di reparto, parliamo della ortopedia che riguarda i pazienti ricoverati e il personale di servizio, si rende necessario procedere con decorrenze immediate fino a nuova disposizione al blocco dei ricoveri, indirizzando gli stessi dal pronto soccorso ad altri presidi ospedalieri. Nel contempo, si legge ancora nella nota dell'ASL, si avvierà un'azione di bonifica del reparto e controllo del personale. I pazienti attualmente ricoverati Covid negativi dovranno essere trasferiti presso altri presidi ospedalieri e quelli Covid positivi dovranno essere assistiti fino alla dimissione o possibile trasferimento previa ripetizione del tampone. Altra notizia che invece riguarda una positività di una bimba di 5 mesi, si tratta di una piccolina di Spoltore, centro in cui ci sono almeno 10 casi accertati di coronavirus. La bambina la scorsa settimana era finita in ospedale a Pescara con dei sintomi influenzali, sottoposta a tampone è stata accertata la positività al Covid-19. Dopo alcuni giorni di ricovero le sue condizioni fortunatamente sono migliorate ed è stata dimessa. Ora si apprende da fonti sanitarie, sta bene ed è a casa con sorveglianza attiva da parte
della ASL, si lavora chiaramente per ricostruire l'origine del contagio e in tal senso sono in corso gli accertamenti sanitari anche sui genitori. E a proposito di tamponi, torniamo alla conferenza stampa del presidente della regione questo pomeriggio all'Aquila. Marsilio ha parlato anche della necessità di aumentare le capacità di analisi dei tamponi. Inoltre sono stati forniti i numeri della Protezione Civile che fino ad ora ha speso per l'adeguamento degli ospedali e per le terapie intensive 9 milioni di euro. Ma ascoltiamo l'estratto di Marsilio che parla della questione tamponi. Condividiamo con tutta la Giunta l'ansia e anche il comune sentire dei cittadini rispetto al fatto che se fossimo in grado di fare tamponi massivi a tutta la popolazione o comunque a segmenti molto ampi della popolazione, questo certo aiuterebbe a identificare quelli sicuramente positivi, a isolarli, a combattere prima e meglio. Però è giusto che i cittadini sappiano che noi oggi, nonostante siamo stati in grado di raddoppiare i laboratori, partendo da quello di Pescara di microbiologia, aggiungendo il laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico, a breve, brevissimo, non so se l'assessore può darci notizie più di dettaglio, si aggiungerà il laboratorio dell'Università di Chieti e quindi di incrementare la capacità di produzione di tamponi e di diagnosi e di elaborazione della diagnosi, con laboratori aperti 24 ore al giorno, tutti i giorni. Noi oggi questi due laboratori non possono, non riescono a fare più di, complessivamente parlando, 400-500, forse al massimo 600 tamponi al giorno. E questo numero di fatto si esaurisce nelle persone che arrivano negli ospedali o che vengono mandati dagli ospedali o ai quali i tamponi vengono ordinati dai medici perché presentano sintomi e perché hanno un sospetto grave e fondato di essere malati. E stiamo anche lì negoziando l'acquisto di un macchinario importante, questa è una trattativa molto delicata che io spero si riesca a portare a termine, che potrebbe consentirci fra una settimana o 10 giorni di avere dagli Stati Uniti un macchinario capace di fare migliaia e migliaia di tamponi alla settimana, aggiuntivi rispetto alle nostre capacità attuali. Questo ci consentirebbe sicuramente di affrontare con più velocità il momento della diagnosi per tutti quelli che vanno negli ospedali e per tutti quelli che i medici ci chiederanno di testare e di poter cominciare ad allargare il cerchio delle categorie a cui farlo, a cominciare dalle persone, dai casi sospetti, fortemente sospetti, i familiari di quelli positivi, le persone che stanno già in quarantena con qualche primo sintomo, senza dover aspettare troppi giorni di fare la coda, perché sappiamo che alcuni hanno aspettato diversi giorni prima di poter eseguire il test, ma non c'è stata da quel punto di vista né imperizia né scarsa volontà. C'è purtroppo una progressione, una priorità che mette in coda le persone che hanno sintomi meno pronunciati rispetto a quelli che hanno già sintomi molto più gravi che meritano addirittura l'ospedalizzazione, il ricovero. Andiamo avanti con il nostro giornale. Altre notizie: nella clinica di malattie infettive dell'ospedale di Chieti, di cui è responsabile Jacopo Vecchiet, da oggi c'è la disponibilità del farmaco Remdesivir, il farmaco sperimentale appunto che potrebbe dare risultati nella cura delle persone positive al coronavirus che presentano un quadro clinico più complesso. È stato trattato il primo paziente che si trova attualmente nella terapia intensiva teatina, reparto di cui è responsabile Salvatore Maurizio Maggiore, terapia intensiva che nelle ultime ore ha visto aumentare il numero dei pazienti gestiti nell'ospedale Santissima Annunziata. E a proposito di farmaci sperimentali, abbiamo fatto il punto della situazione con il professor Parruti nell'intervista realizzata via Skype da Jacopo Forcella.
Buongiorno al professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive di Pescara, ma soprattutto membro della task force regionale per l'emergenza sanitaria. Professore, parto subito da quelle che sono state le sue dichiarazioni di ieri, di poche ore fa, dell'efficacia che avete riscontrato su questo farmaco antiartrite che pare che stia funzionando. In realtà io ho detto ieri sera a una domanda di un collega vostro che mi diceva com'è andata la giornata, ho detto è stata una giornata molto pesante, ma cominciamo a vedere chiari segnali che l'interleuchina 6, come la stiamo somministrando in questo momento al paziente precoce, probabilmente funziona. Quindi diciamo, per poter affermare il concetto di funziona dobbiamo aspettare un'analisi formale dei dati, una ovvia organizzazione diversa dello scenario di computazione e di valutazione. Peraltro, di che cosa si tratta? Cioè, a cosa accennavo ieri sera? È stato avviato uno studio da parte dell'AIFA per l'utilizzo di alti dosaggi di interleuchina 6 in via endovenosa in questo tipo di malati. Allora, noi siamo uno dei centri in attesa di poter entrare in questa sperimentazione per la quale ci siamo iscritti, perché le fiale hanno un contenuto molto limitato. Allora, insieme ad altri centri, a pochi altri centri italiani in realtà, stiamo utilizzando le fiale sottocute, quelle ordinariamente vendute per l'artrite reumatoide, previo consenso informato, per i pazienti meno avanzati, cioè ci stiamo muovendo in parallelo al protocollo che è stato messo in essere dall'AIFA per la sperimentazione, con un dosaggio più basso sotto cute su pazienti francamente meno avanzati. Però ad alto rischio di progressione, insomma. Adesso abbiamo avuto anche un grosso supporto qui a Pescara, che è il dosaggio dell'interleuchina 6, che poi è la molecola che è mediatrice del danno polmonare grave, diciamo, legato all'infezione da Covid. Per cui, combinando la possibilità di dosare precocemente l'interleuchina, che ci documenta gli elevati dosaggi potenzialmente a rischio di progressione, nelle persone che hanno almeno la metà del parenchima polmonare preso ma ancora respirano discretamente, stiamo utilizzando le fiale secondo il protocollo messo a punto informalmente, direi, proprio per quelli che non sono rimasti dentro, non sono ancora dentro la sperimentazione nazionale globale. Stiamo utilizzando le fiale sottocute e devo dire che sui 30 pazienti che abbiamo trattato non abbiamo avuto ancora nessuna, l'impressione che stia funzionando. Ecco, quindi era come dire un movimento di entusiasmo naturale in un contesto difficile come quello attuale, in cui la nostra speranza è di ridurre il numero di pazienti che abbiano bisogno dell'intubazione orotracheale, perché c'è una limitazione forte nella disponibilità delle macchine. Attualmente a Pescara abbiamo 22 più 8, cioè 30 pazienti degenti nelle due rianimazioni Covid, e quindi abbiamo una netta necessità di contenere questo numero, e questa è la ragione etica per cui abbiamo utilizzato questo dosaggio più basso di quello della sperimentazione nazionale, quindi con ogni probabilità meno impattante, con meno complicanze, che però sembrerebbe darci in questo momento. Quindi rinviamo una valutazione formale del risultato, non c'è nulla, non ci stiamo mettendo avanti all'AIFA in nessun modo per quella che è la sperimentazione in corso, però di fatto una trentina di pazienti trattati con questa modalità sembrano avere ridotto il loro ritmo di progressione di malattia. Quindi, professore, fare un po' una sintesi, viene somministrata a un segmento di pazienti che risponde a determinate caratteristiche, vero? Questo farmaco? Sì, devono essere pazienti chiaramente con già in insufficienza respiratoria, per il momento soltanto supportata con ossigenoterapia, che alla TAC abbiano delle lesioni polmonari importanti, cioè certamente non stiamo utilizzando il farmaco su casi non necessari, in cui non sia necessario o potenzialmente utile.
pazienti che hanno una insufficienza respiratoria con un parenchima polmonare almeno nel 30-50% della proporzione totale e coinvolto, che abbiano l'interleuchina 6 alta o molto alta, come ci accade in tutti quanti questi casi, quindi un rischio di progressione, come poi abbiamo osservato in questi giorni e tutti quanti, molto alto. Cioè questi sono i pazienti che poi vanno alla CPAP, cioè alla ventilazione non invasiva, e successivamente all'intubazione orotracheale. Quindi dobbiamo vedere da qui a 7 giorni se questa impressione si mantiene, speriamo che questo sia il caso. A proposito, professore, sicuramente avrà visto che, insomma, che l'Agenzia Italiana del Farmaco ha reso disponibile in Italia per i malati di Covid anche l'associazione di due farmaci, una combinazione a dosi fissa utilizzata per il trattamento delle infezioni dell'HIV. Ecco, qual è il suo pensiero? Un farmaco, una combinazione di farmaci che ha però una funzione differente rispetto a quella che avete utilizzato voi? Tocilizumab serve a bloccare l'attività delle interleuchina 6, che è il principale mediatore del danno polmonare. Adesso andiamo in diretta da Paolo Renzetti, che è in compagnia del segretario della FIMC di Chieti, la Federazione dei Medici. Paolo, a te, buonasera. Grazie, grazie Alfredo, buonasera, una buona serata ai nostri telespettatori. Siamo arrivati a Tina, siamo con Mauro Petrucci, segretario provinciale di Chieti della FIMG, Federazione Italiana Medici di Base, Medici Generali. Buonasera dottor buonasera, Petrucci, buonasera. E grazie ovviamente per aver accolto il nostro invito. Sono giorni, questi settimane direi, particolari per voi, perché voi siete il primo presidio tra il cittadino e la sanità. Tanti medici di base e tanti medici di famiglia hanno perso la vita in questi mesi per lottare, per combattere contro il coronavirus. Sì, ci troviamo veramente in un campo minato. I dati purtroppo ci dicono che siamo forse più esposti, perché probabilmente a differenza dei colleghi che operano a stretto contatto con malati già etichettati come tali, possono evidentemente usufruire di tutti quei presidi. Noi per certi versi ci siamo trovati soprattutto all'inizio un po' scoperti, abbiamo avuto difficoltà a reperire dei presidi di protezione che hanno esposti molto di noi a questo contagio. Io a questo proposito, se mi è consentito, perché ci tengo, vorrei ringraziare un imprenditore che ha risposto al nostro appello come FIMG per la donazione di alcuni presidi, Gian Piero De Cecco, che ci ha donato proprio questa mattina, li ho qui, che li dovrà distribuire, 1000 mascherine che ci aiuteranno a preservare la nostra salute e di conseguenza anche quella dei nostri pazienti, perché se non siamo protetti noi non possiamo proteggere nemmeno loro. Dottor Petrucci, siamo arrivati a Tina, siamo in provincia di Chieti, lei è un medico di base, ha quasi 1500 assistiti, anche qui nel centro in provincia di Chieti, arrivati a Tina, ci sono dei problemi, ci sono delle persone risultate positive, ci sono delle famiglie in isolamento e ci sono anche dei residenti di Ripetatina che sono in ospedale. Dunque il Covid-19 ha colpito anche qui. Sì, ha colpito qui, ha colpito un po' dappertutto. Dice, io la prima famiglia che ho dovuto mettere in isolamento è stata dal 3 marzo. Devo dire che non so se sono stato fortunato, è stato intuito al primo sintomo di quello che poteva sembrare una banale influenza, ho fatto stare tutto il nucleo familiare in isolamento. I sospettati che avevano dei sintomi li ho controllati quotidianamente avvalendomi delle tecnologie di cui disponiamo oggi, con videochiamate che mi consentivano di vedere se erano affannati, se respiravano bene. Sono riusciti a dotarli di un saturimetro, per cui almeno in un caso dove i sintomi sono durati per una decina di giorni, con questa metodica sono riuscito ad evitare il ricovero e a tenerlo sotto controllo facendo soltanto il tampone a tutta la famiglia, che poi è risultato positivo. Ci sono degli altri casi, c'è qualche ricovero,
che si è verificato in questi ultimi giorni, però diciamo che la situazione al momento riusciamo ancora a tenerla sotto controllo. Vogliamo un attimo spiegare, lei parlava proprio di questo, di queste visite a distanza, perché ovviamente per motivi di sicurezza, per questa emergenza coronavirus, gli studi medici e dei medici di base non ricevono più direttamente i propri assistiti, e lei ha questo contatto con queste videochiamate con i suoi assistiti. Vogliamo spiegare quando la chiama un assistito, lei cosa fa, e soprattutto quando riceve una telefonata da qualche assistito che ha la febbre o qualche sintomo influenzale, lei come si muove, come si organizza in questo certo, caso? Allora io innanzitutto vorrei tranquillizzare i pazienti, perché visitare a distanza non significa non visitare e non prestare le dovute cure, perché in medicina l'aspetto più importante dell'approccio a un paziente è quella dell'anamnesi, di chiedere di quali sono i sintomi e di cercare di capire cos'è. La visita è importante, ma è un passaggio successivo. Una buona anamnesi ci consente anche di fare diagnosi e di controllarli. In questo caso soprattutto evitare il contatto diretto fin quanto è possibile è importante, anche per preservare gli altri pazienti, perché mentre un cittadino normale positivo può infettare mediamente 2-3 persone, se ci infettiamo noi, se siamo dei portatori sani noi, ne possiamo infettare almeno 10. E questo quindi, è stato il problema grande che certo, c'è stato nelle scorse settimane. Esatto. Quindi oggi qual è il problema del coronavirus? Il problema è dell'aggravarsi dei sintomi a livello respiratorio, che possiamo monitorare tranquillamente, perché essendo un'infezione di tipo virale, a meno che non c'è necessità di ricovero e quindi iniziare una terapia con farmaci antivirali come quelli che stiamo sperimentando in questi ultimi giorni, noi possiamo tranquillamente controllare il nostro paziente, dove possiamo valutare anche visivamente quelli che sono i parametri vitali più importanti, la pressione, la temperatura e la saturazione dell'ossigeno. Con un semplice saturimetro noi facciamo... Ecco, vorrei, dottore, mi scusi se la interrompo, che cos'è il saturimetro, a cosa serve e qual è l'importanza di questo strumento? Allora, il saturimetro è un semplice apparecchietto che viene posizionato al dito del paziente e misura la frequenza e la saturazione di ossigeno sul sangue capillare del paziente. È sufficiente far fare una misurazione di base, poi si invita il paziente a fare un minimo di attività fisica, che può essere anche camminare a passo veloce dentro casa, con delle rilevazioni a distanza di un minuto per 5 minuti. Se la saturazione si mantiene dentro i valori accettabili, possiamo stare tranquilli, perché evidentemente il polmone funziona, diciamo, bene, e lo scambio gassoso dell'ossigeno e dell'anidride carbonica avviene normalmente, quindi non ci sono rischi per il paziente. Quando noi cominciamo a vedere che il paziente è dispnoico, deve fare molti più atti respiratori in un minuto, la saturazione si abbassa, allora questi sono dei sintomi che ci cominciano a preoccupare. Allora in quel caso valutiamo se attivare, chiamando il 118, un ricovero per fare poi degli accertamenti, che sono più che il Rex Dorace, l'ATAC, perché molte volte, essendo una polmonite interstiziale, riusciamo a diagnosticarla più con l'ATAC che con un torace. Paolo. Alfredo, il dottor Petrucci è a nostra... Sì, Alfredo, per qualche domanda da studio. Sì, perché alcuni colleghi del dottore chiedono che gli antivirali vengano messi a disposizione anche nelle farmacie, per poter i medici di base prescrivere questi antivirali e così far stare i pazienti a casa, non ospedalizzarli. Puoi chiedere se è d'accordo? Certo, allora chiede Alfredo Primante da studio, il collega Alfredo Primante, molti suoi colleghi, mi scusi il gioco di parole, chiedono che gli antivirali che si stanno utilizzando oggi per la cura, il contenimento del coronavirus e il Covid-19 possano essere dati alle farmacie, per far sì che anche i medici di base possano prescrivere questi antivirali. Lei è d'accordo, sarebbe d'accordo a seguire questa nuova prassi?
o secondo lei ci sarebbero dei problemi? Ma io sto sollecitando per evitare soprattutto un'ospedalizzazione, certo, quando probabilmente questa potrebbe non servire. Certo, allora io su questo argomento stavo appunto sollecitando, ho avuto già uno scambio di informazioni con il nostro direttore generale, perché la nostra idea era quella di avere un gruppo di lavoro con gli infettivologi dove mettere a punto un protocollo, chiamiamolo così, terapeutico condiviso da seguire a domicilio, sia per i pazienti che non richiedono ancora l'ospedalizzazione, ma dove magari individuare qualche approccio terapeutico che riduca il rischio di scompenso. E anche in quei pazienti che ricoverati, una volta tornati a casa, perché sicuramente verranno dimessi appena le condizioni glielo consentiranno, perché devono liberare posti, però dovranno essere seguiti ancora a casa e a seguirli dovremmo essere noi, anche in quel caso si dovrà molto probabilmente continuare con queste terapie. Quindi potrebbe essere una strada da seguire. Può essere una strada, però è una strada che va un attimino condivisa, ci si deve ragionare un attimino in maniera tale che dovremmo fare tutti la stessa cosa, perché questo ci consentirà anche di raccogliere in maniera corretta dei dati, di analizzarli e quindi di volta in volta vedere se è necessario fare delle correzioni oppure no e fare dei riscontri, perché se lasciamo questa all'iniziativa personale di ognuno di noi può diventare un pochettino più complicata e meno scientificamente corretto l'approccio. Alfredo. Grazie Paolo, grazie al dottore per questo collegamento, chiaramente estendi l'augurio di buon lavoro, sicuramente ne ha bisogno il dottor Petrucci. Grazie, buon lavoro dottor grazie, Petrucci, grazie è tutto, a linea a te Alfredo. Grazie ancora a Paolo Renzetti e Loris Bennato per questo collegamento. Noi proseguiamo con un'altra notizia che riguarda però la nostra regione e l'Oltremanica, perché un ragazzo di 19 anni di Nereto in provincia di Teramo, Luca Di Nicola, è morto ieri sera a Londra poco dopo essere stato trasportato in ospedale in seguito ad una crisi respiratoria per sospetto Covid-19. A darne notizia è stato il vice sindaco di Nereto, Maria Angela Leili. Da quanto ha appreso, ha detto il vice sindaco, il ragazzo era a casa da alcuni giorni curato dal suo medico per una semplice influenza, fino a quando ieri la situazione non è precipitata. Pare sia svenuto, la madre ha poi chiamato l'ambulanza, all'arrivo dei paramedici è stato intubato perché aveva i polmoni collassati, è stato portato in rianimazione dove purtroppo è espirato. Il ragazzo si era trasferito nel Regno Unito da alcuni anni, dove aveva raggiunto la madre e dove lavorava come aiuto cuoco in un ristorante a Nereto. Vivono invece il padre e il fratello e la notizia si è subito diffusa, chiaramente con l'amministrazione comunale che si è stretta attorno alla famiglia. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e ci occupiamo adesso del ritiro delle pensioni. Da domani e fino al 1° di aprile sarà infatti possibile ritirare in rigoroso ordine alfabetico le pensioni presso gli uffici postali rimasti aperti. Non saranno tutti quelli aperti e questo ha generato qualche polemica. Vediamo il servizio. Inizierà da domani in ordine alfabetico e proseguirà fino al 1° di aprile l'erogazione delle pensioni negli uffici postali in Abruzzo e allo stesso modo in tutta Italia. Per gli uffici postali aperti tutti i giorni, dalla A alla B domani giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27, dalla E alla K sabato 28, dalla L alla O lunedì 30, dalla P alla R martedì 31, dalla S alla Z mercoledì 1° di aprile. Per gli uffici postali aperti il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalla A alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla O lunedì 30, dalla P alla Z mercoledì 1° di aprile. Per gli uffici postali aperti martedì, giovedì e sabato, dalla A alla D giovedì 26, cioè domani, dalla E alla O sabato 28, dalla P alla Z martedì 31. Per gli
gli uffici postali aperti in via eccezionale da giovedì 26 marzo a sabato 28, dalla A alla D nella giornata di domani, dalla E alla O venerdì 27, dalla P alla Z sabato 28. Ad ogni modo, le informazioni sugli uffici postali aperti sono sul sito delle poste, poste.it, nella sezione Cerca ufficio postale, in home page e contattando il numero verde 800 00 3322, recapiti attraverso i quali conoscere anche le modalità di ritiro delle pensioni, oltre agli uffici aperti nel proprio comune. Poste invita a non recarsi nella filiale se si è scelto l'accredito sul proprio conto corrente. La pensione in questo modo verrà erogata in automatico e si potrà prelevare 24 ore su 24 nei postamat con un importo di 600 euro al giorno. Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti presso l'ufficio postale dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione, evitando perciò di creare file e assembramenti. A questo proposito, ciascuno è comunque invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali ed indifferibili e in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare i dispositivi di protezione personale, di entrare in ufficio solo all'uscita del cliente precedente, di tenere la distanza di almeno un metro sia in attesa all'esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico. Inoltre, Poste Italiane ricorda che la pensione può essere riscossa in circolarità, cioè in qualsiasi ufficio postale. Garantiamo comunque l'apertura di un ufficio su ogni comune e nei comuni più densamente popolati ovviamente ci saranno più uffici postali aperti, aperti anche in doppio turno. Per la città di Pescara avremo 13 uffici aperti, di cui 4 aperti fino alle 19.05. La scelta di Poste Italiane di non aprire tutti gli uffici postali dei comuni ha sollevato non poche polemiche, perché gli utenti di frazioni e quartieri che non hanno a disposizione il proprio ufficio postale dovranno necessariamente spostarsi all'interno del proprio comune, creando occasioni di contagio. Capita così che nel comune di Atri, su 4 uffici postali, le pensioni saranno erogate solamente negli uffici postali di Atri e di Casoli di Atri. Io abito nella frazione di Fontanelle, l'ufficio è chiuso da quando è scoppiata la pandemia, giustamente, e ci aspettavamo che almeno per il pagamento delle pensioni 3 giorni le poste fossero aperte. Invece l'ufficio resterà chiuso e i nostri pensionati anziani dovranno recarsi nel posto più vicino, probabilmente Casoli, intasando ancora di più l'ufficio postale di Casoli, che ha 2 soli impiegati e che quindi non potrà far fronte alla massa accresciuta di persone, e le persone che dovranno entrare 1 o 2 alla volta saranno costrette a restare fuori perché l'ufficio postale di Casoli è lungo la strada, nonostante le condizioni atmosferiche non siano neanche in questi giorni delle migliori. La Sevel Dietessa ha comunicato la decisione alle RSU di fabbrica. L'azienda proseguirà con la cassa integrazione ordinaria fino al 5 aprile. Vediamo il servizio. La Sevel ha comunicato la decisione alle RSU di fabbrica. L'azienda prosegue con la cassa integrazione ordinaria fino al prossimo 5 aprile, una conseguenza dell'ultimo decreto varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiuso le attività produttive di beni non essenziali in questa fase di emergenza sanitaria da coronavirus. L'attività dovrebbe quindi riprendere il 6 aprile, ma la situazione è in divenire. Per il dopo, dice infatti la RSU FIOM CGL, aspettiamo decisioni in merito. Naturalmente tutto dipenderà dall'evolversi della drammatica situazione sanitaria che stiamo vivendo e anche dalle decisioni che verranno prese. Si spera che la produzione possa riprendere al più presto, sottolinea la RSU FIOM, perché chi crede che non vogliamo lavorare si sbaglia di grosso. Noi tutti, concludono i sindacalisti, avremo fatto a meno di questo triste momento. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha scritto una lettera di ringraziamento all'attaccante della Carrarese Saveriano Infantino, con il quale condivide appunto lo stesso cognome, al fine di ringraziarlo dell'attività svolta nella lotta contro il razzismo. Con l'ex bomber di L'Aquila e Teramo abbiamo parlato anche del momento di fermo dei campionati e dei risvolti per gli atleti, appunto, di questo stop forzato. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Buon pomeriggio a Saveriano Infantino. Ciao Saveriano, ben rivisto.
è un momento un po' particolare anche per voi giocatori, però per te oggi questa è una giornata un po' particolare, perché ti ha scritto il tuo omonimo, ovviamente, Gianni Infantino, presidente della FIFA, che insomma ha preso spunto da alcune iniziative che riguardano te e la Carrarese per ringraziare i giocatori in un momento particolare. Che effetto ti ha fatto? Buon pomeriggio innanzitutto. Ah, certamente non tutti i giorni ti svegli e ti arriva un'email del numero uno del calcio, quindi è stata sicuramente un'emozione immensa e sono veramente orgoglioso e contento di questa email. Non me l'aspettavo, pensavo fosse uno scherzo all'inizio che mi avesse fatto qualcuno, invece ho avuto veramente una bella sorpresa, soprattutto in questo momento dove stiamo attraversando tutti un periodo brutto, dove questo coronavirus non ci lascia in pace e speriamo di venircene subito fuori. Infantino Gianni ha detto che voi calciatori in questo momento siete ovviamente un esempio, un punto di riferimento anche per le giovanissime generazioni. Sì, certamente noi siamo d'esempio perché facciamo un lavoro dove siamo sotto gli occhi di tutti, quindi ai bimbi, soprattutto i calciatori di Serie A, ma anche noi nelle città veniamo visti come idoli, quindi l'esempio deve partire da noi e dobbiamo essere molto bravi a far capire che dobbiamo rimanere in casa, dobbiamo cercare di rimanere in casa e aspettare che passa, sì. Ti chiedo, tu giochi nella Carrarese, però in realtà abiti, adesso ti stiamo guardando, abiti in Abruzzo, abiti a Roseto, abiti a pochi chilometri da qui dove siamo noi con la redazione. Che impressione hai avuto della reazione del popolo abruzzese rispetto a questa emergenza? Ah, io sì, abito da luglio scorso, abito qui a Roseto, oramai mi sono trasferito qua con la mia famiglia, quindi gli abruzzesi sono un popolo forte e quindi tutti stanno rispettando le regole e si stanno davvero comportando molto bene, sono da tenere come esempio. Il fatto che adesso i campionati siano fermi e che non si sa quando e come riprenderanno, per un atleta che cosa vuol dire fermarsi per così tanto tempo? Perché lo ricordiamo, questo è uno stop che non è il classico stop estivo, è uno stop all'interno della stagione, una situazione in cui penso nessuno di voi si era mai trovato prima d'ora. No, penso che per qualsiasi calciatore non è facile, perché fermarsi soprattutto a 2 mesi dalla fine, 3 mesi dalla fine e avere un lungo stop, penso che sarà dura per tutti riprendere, anche perché oramai sono già passati quasi a noi diciamo un mese e mezzo che gli atleti sono fermi, quindi non sarà facile riprendere e secondo me i campionati possono dare delle sorprese adesso, perché dopo tanto tempo di inattività chi è pronto, chi è stato un po' più pronto ne avrà la meglio. E vedremo se i campionati riprenderanno o se ci sarà lo stop definitivo per il prolungarsi, speriamo di no, di questa emergenza. È tutto per il TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.